Mi vedete? Ok. Buon pomeriggio. Allora, sono appena stato da Maurice. Speso 15 euro e 13 centesimi. Allora, ecco. Vediamo se così me la metto a fuoco. 15 euro e 13. Allora, ho comprato. Non bisogna sprecare cos'è questa, perché qui avevo altri tre rotoli. Forse non andava, di solito prendo quello grosso da 8, che sto facendo 8, però non andava. Allora, vabbè, questa da 4, quindi questa l'ho pagata 2,19 euro. 2,19 euro. Poi l'altra volta non c'erano, forse non l'ho visti, però stavolta c'erano e ho preso questi due. Questi sono gel per l'ambiente, quelli assorbitori, e sono uno antitabacco che è tipo speziato, e questo sto lo metto di là in camera, così, antitabacco. Sono quelli che dentro sono tipo gel, per intenderci. Questo e questo al tè verde, buono pure questo. Allora, questi già l'ho comprati molto, l'ho comprati una volta per prova un bel po' di tempo fa. Ah, costano 99 centesimi l'uno. Sono della Baleno Air Pure. L'ho preso una volta tanto tempo fa per prova, così casualmente. E dopo il giorno li compro quando li trovo, che sono comunque comodi. Sono varie fragranze, oltre a quelle due c'è anche brezza marina, lavanda e altri. Comunque, ho preso quei due perché erano rimasti quei due fragranze lì. Allora, apro una parentesi. Doveva esserci nella spesa anche il tagliacapelli e l'aquarabarba che avevo visto sul loro sito, però ahimè, arrivato lì non c'era. Io ho detto: ti pare che la gente si vada a comprare un tagliacapelli? Non ho fatto i conti col fatto che, essendo i barbieri chiusi, la gente si fa i capelli a casa. Questa era una mia idea, un'idea che è venuta a mia madre, che voleva provare a tagliarmi i capelli. Non l'ho trovato. Proverò nelle settimane a venire, o se lo trova lei lo prende lei. Quindi in questa lista doveva esserci anche quello, ma non è stato trovato. Poi, parentesi della parentesi, sono uscito con la mascherina. A inizio video vi metto una foto come prova, perché magari la gente non ci crede, e mi metto la foto a inizio video di me con la mascherina. Poi, una mascherina. Quella che ho io è FFP3, me l'ha portata mio padre dal lavoro. È quella grossa, quella con la specie di valvola qui, e quei elastici che si mettono dietro, effetto sauna. Quella è un po' più professionale. Questa è proprio di quelle tipo chirurgiche, quelle proprio base di cotone. Questa praticamente va lavata e stirata prima di essere utilizzata. Infatti, qui
c'è scritto lavare e stirare prima dell'uso. Ah, questa costa 5,99 euro, sto pacchetto di tessuto qua, per dire. E va stirata e lavata dopo un tot di usi per ravvivare l'effetto antigoccia, quindi per renderla di nuovo utilizzabile, perché non è come quella che vi metterò poi la foto all'inizio del video, che ha un filtro che quello, quando si consuma, si sporca, si prende e si butta. Questa ogni volta va lavata. Diciamo che tra questa e quella che vi farò vedere dopo in foto, quella è meglio. Ora, io non è che esca molte volte, io le mie tre uscite sono per arrivare da Mauris, dall'Eurospin che ho dietro casa, e una volta a settimana nel pomeriggio da mia nonna che abita a una mezz'ora da casa mia. Quindi non ho tante esigenze di uscire, non è come mio padre che deve uscire tutti i giorni per andare al lavoro. Quindi tecnicamente pure questa andrebbe bene. Però per fare le cose fatte bene, uso quella che vi farò vedere di là. Quindi questa 5,99. Poi, a 99 centesimi, non ho sentito l'odore però perché con la mascherina. No, vabbè. Sempre a 99 centesimi. Ho già preso una candela, questa qua, così. E quella che ho di là l'ho provata. Ora, poco paghi, poco hai. Non hanno ovviamente la qualità dei Yankee Candle, che ovviamente sono il leader nel settore. Certo, le paghi un bel po' di più, però. Però momentaneamente non potendo andare da Yankee Candle o in negozi che le rivendono, ci accontentiamo di queste. Questa è mele e cannella, e quella di là tipo spezie, una roba del genere. Non è male, l'odore è molto flebile ovviamente, perché 99 centesimi, 99 centesimi, parliamoci chiaro sostanzialmente. E niente, questa qua, così, 99 centesimi. E ora, quando potremo riuscire, andrò da Yankee Candle e vi farò un video con le Yankee Candle, perché questo è giusto per. Poi, presa per così, sempre 99 centesimi, da marca Mauris. Questi sono due mini roller, quelli adesivi, quelli che fai così, no? Piccolini. E l'ho preso perché, boh, mi andava di prenderli tutto qua. E possono essere comodi, piccolini, boh, tanto per. E per finire, la cifra di 2,99 euro. Questa cornice, allora io volevo prendere 20 per 30, però non c'era, perché io quando compro le cornici, non avendo 21 per 29,7, sì, è uguale. Io non avendo tante pareti bianche, non posso appendere molta roba, quindi io quando compro le cornici le compro sempre con questo tipo il cavalletto, cioè questa si può anche appendere volendo usare il gancino qua sopra per essere appesa, però io non ho tante pareti bianche libere in camera, perché essendo in mansarda non ho pareti dritte, ma ho pareti che fanno di questo, e quindi mi devo adattare. Questa sarà un pochino più grande, l'ho comprata perché io ho di là l'attestato di certificazione del servizio civile. Essendo stato un traguardo importante di un anno, mi sembra brutto tenerlo lì buttato in una camicia trasparente, e quindi l'ho incorniciato, presa rossa, così. Bene, io direi che possiamo rimettere tutto dentro. Oppure questo lo tengo lì perché
mascherina poi la porterò a mia nonna quando ci vado no, martedì. Ci vediamo al prossimo video e a inizio video vi metto la foto della mascherina di me prima di uscire di casa con la mascherina. Buon proseguimento, buon pomeriggio e ci vediamo domenica per un breve video pasquale. Una cosa piccolina, giusto per farvi gli auguri, tutto qua. Buon proseguimento.